Lo vedete il cielo alle mie spalle? È un cielo sereno e l'esito dell'incontro di oggi tra Giorgia Tanganà e Ricky Massara, Giorgia Tanganà, l'agente di Kessié, e Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, è stato positivo. C'è tanto sereno per quello che riguarda il futuro di Kessié al Milan. Andiamo a riassumere. Nel mio reel di qualche minuto fa vi ho detto: appena ho notizie certe uscirò. Abbiamo notizie dall'entourage di Tanganà, abbiamo notizie che trapelano da casa Milan e le notizie coincidono totalmente. Allora, ricordiamo che qualche mese fa c'era stato l'incontro tra Tanganà, Paolo Maldini e Ricky Massara. Incontro che era finito sinceramente male, perché le richieste di Tanganà erano alte, la risposta del Milan tra il sorpreso e un po' l'indignato erano diverse. Si parlava da una parte intorno ai 5-6, non conosco le cifre precise, dall'altra si parlava di un Milan che avrebbe offerto percentualmente quasi il doppio, quindi 3,5 più bonus, quasi 4 sui 2,2 che prende oggi che Frank Kessié il presidente. Quindi una forbice ampissima. Si è alzato a Tanganà, si dice, seccato dall'esito di questo primo approccio, e le cose erano finite lì. Poi col tempo il Milan che si rendeva conto, la proprietà che si rendeva ben conto che il Milan non avrebbe potuto perdere Kessié, che per Stefano Pioli Frank Kessié rappresenterà uno dei punti di riferimento, uno dei punti di forza, ha detto: va bene, andiamo incontro alle esigenze dell'entourage di Kessié e dunque andiamo incontro andando verso quelle cifre 5-6. Negli ultimi giorni voci non controllate, voci non so se infondate, parlavano addirittura che i 5-6 sarebbero diventati addirittura 7 per essere pari a Ibrahimovic. Questo sarebbe stato il desiderio, ma uso il condizionale di Kessié. Poi, improvvisa, non è stato un fulmine a ciel sereno, ma un bel ciel sereno, le parole di Frank Kessié. Frank Kessié che dice: io voglio rimanere a vita, appena arrivo sistemo tutto con Paolo Maldini e Ricky Massara. Questo all'inizio della settimana, la notizia forte di inizio della settimana. Era la settimana dell'incontro, qualcuno aveva detto mercoledì, io ieri, vero, ho detto: finché non vedo l'incontro io non ci credo, anche perché sono sempre e rimango ancora tuttora convinto che il vero incontro sarà quello tra Ricky Massara, Paolo Maldini, Giorgia Tanganà e Frank Kessié. Per oggi doveva esserci e c'è stato il primo abboccamento, il primo incontro, protagonista Giorgia Tanganà e Ricky Massara, per capire, a volte si muovono i plenipotenziari perché poi arrivino le parti, i presidenti, in questo caso ci sta la parola, il presidente e i responsabili, i direttori, per mettere la firma, ma questi incontri preparatori sono importanti come gli incontri delle firme, perché ci si guarda intorno e si incomincia a valutare la situazione. Chi è stato Galeotto? Certamente un bel piatto di tortellini o un bel piatto di tagliatelle al ragù con un bicchiere magari di Lambrusco. Non conosco i gusti di Massara e di a Tanganà quanto a vini, ma io immagino, essendo a Bologna, perché l'incontro è avvenuto lontano da occhi indiscreti, o quasi tutti indiscreti, perché poi c'erano quelli informati che erano fuori a fare, a scattare la fotografia mentre i due erano al tavolo. Un incontro lungo che ha proseguito con un
bicchiere con una tazzina di caffè e andiamo adesso a parlare non più di tagliatelle, di lasagne, ma come è andato l'incontro. Bene, sia dall'entourage di Atanganà si parla di angoli smussati, si parla di un incontro positivo, ma anche da casa Milan si parla bene, è andato bene. Quindi possiamo dire oggi che sì, è certamente più vicino al Milan. È più vicino al Milan dopo questo incontro. Dopo le parole di che sì, francamente, ero stato abbastanza ottimista. Qualcuno molto più scettico ha detto, vediamo, quelle sono parole, quello che conta, ma era anche il pensiero di qualcuno al Milan. Quello che conta e poi sono i fatti. Che cosa deciderà che sì quando sarà davanti a un foglio bianco con una penna in mano, con un'elegante penna per firmare eventualmente il contratto. Ed è anche legittimo questo pensiero che però si sta ora evolvendo in una situazione decisamente positiva. Il presidente Frank Essi vuole rimanere al Milan, l'ha detto. Atanganà ha ricevuto dal Milan, penso, rassicurazioni circa la stima anche economica del Milan, della proprietà, della società nei confronti di Frank Essi, e Atanganà esce rafforzato e più sereno, a proposito di cielo blu alle mie spalle, dopo questo incontro. Del resto anche Ricky Massara è sicuramente portatore a proprietà, società, ad Ivan Gazzidis che sicuramente da New York attende notizie in questo senso, a Paolo Maldini che in questi giorni non è a Milano, certamente dirà, signori, stiamo incamminandoci verso la soluzione di questo problema, ma una soluzione positiva. Quindi queste le notizie che trapelano da Bologna. Quindi il titolo, potremmo fare tanti titoli, uno è che si più ancora più vicino al Milan, incontro sereno tra le parti, insomma tante affermazioni sempre verso la positività della trattativa, quindi una trattativa che si avvia dove volevano i tifosi del Milan e dove volevano anche probabilmente anche che sì, dove voleva che sì, che ha trascinato, è un po' diversa dalle ultime trattative, il suo agente che ha capito quali siano le intenzioni del suo protetto, del presidente. Quindi questa è la situazione, siamo contenti e adesso concentriamoci non sul contratto di Theo Hernandez, perché già non vedono l'ora di parlare del 2024, ne parliamo, abbiamo tutto il tempo, concentriamoci su Mike Maignan e Giroud che dopo domani qui in Francia giocheranno probabilmente la loro prima partita con la maglia del Milan. E si volta pagina e noi ci saremo lì a voltare la pagina di un romanzo meraviglioso che si chiama Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti che vi saluta senza gli occhiali, e per colorare la trattativa, o meglio l'incontro tra Atanganà e Massara, guardate le mie spalle, sereno, senza una nuvola.